l'adrenalina di vincere questo tipo di partita, perché questa partita era importante per noi. Però quando mi ha chiamato era un po' nervoso e quando sono uscito mi sono lasciato importare 10 secondi. Però adesso tutto è chiaro, io ho parlato con Lucas perché è più grande di me e lui gioca da tanto e io devo imparare da lui. E adesso chiedo scusa ai tifosi, anche alla società e ai miei colleghi. Grazie. Siamo anche Biglia, cosa da dire su questo episodio? Allora, Lucas Biglia, cos'è successo? Intanto Frankessie ti fa le scuse, ti ha fatto le scuse. Insomma, è la tensione anche di una partita così delicata. Sì, sì, anche io se l'ho chiesto a lui, come il resto dei compagni, come il mister, società, tifosi. Ma sono cose che succedono quando c'è la voglia veramente di vincere, quando non vuoi uscire dal campo per continuare a dare una mano. Nel confronto mio ho voluto solamente farle capire che il compagno che entra ha bisogno anche del suo sostegno, niente altro, ci siamo cariti. La cosa più brutta è la figura che abbiamo fatto, soprattutto per il mister e il suo staff che mettono tanto per il gruppo, no? Mettono sempre il gruppo davanti, quindi come già l'ho fatto con il mister e con i compagni, volevo chiedere scusa adesso pubblicamente, non solo a loro, sino che al tifosi della società. Ci stai in una partita comunque così concitata, tu come hai visto questo Milan? Comunque avete regalato comunque un bellissimo derby spettacolare, poi ovviamente brucia per la sconfitta. Sì, certo, secondo me abbiamo fatto dopo il 2-0, abbiamo cominciato a giocare bene del vero Milan, con bella personalità, giocando un bel calcio. Ma sì, nel primo tempo magari non siamo riusciti perché anche l'Inter ha fatto il suo, non è che stavamo giocando da soli, quindi niente, testa alta, lasciare dietro questo sicuramente che è quello che brucia di più, la figura che abbiamo fatto, no? Con la sconfitta, come l'ha detto il mister, e andare avanti che la strada ancora, che l'entrata ancora lunga e